Eccomi qua, buonasera a tutti e benvenuti anche in questa mia nuova lezione. Io sono Federico Miccioni e faccio il fotografo professionista. Allora, questa sera vi parlerò della fotografia di Ansel Adams. Non farò vedere le mie fotografie, ma vi farò vedere le sue fotografie. Quindi tutte le foto che vedrete, a parte quelle degli studenti che mostrerò tra poco, sono tutte di Ansel Adams, quindi il copyright è suo, diciamo. E vi parlerò di lui perché è in questa rubrica, diciamo, in queste lezioni gratuite che voglio fare, voglio parlarvi anche dei grandi fotografi della storia. Perché anche grazie a loro, a me personalmente, Ansel Adams ha portato tantissimo, nel senso che grazie a lui sono riuscito a diventare fotografo professionista perché ho studiato la sua fotografia. Da quello mi è servito molto per formarmi. Quindi può essere spunto per molti e magari per altre persone che gli piace la fotografia, non per diventare fotografo professionista, ma anche semplicemente per migliorarsi, per cercare di ottenere dei ritratti o delle fotografie paesaggistiche migliori. Questo è, diciamo, una ricerca un pochino che tutti quanti noi abbiamo. Ma prima di iniziare la lezione, andare nel vivo appunto delle foto di Adams, vi voglio far vedere le foto dei nostri studenti che ci hanno mandato. Bene, ok, iniziamo con questa fotografia fatta da Chiara. E allora, questa immagine allora, è molto profonda, molto intensa, perché ovviamente una persona che sta seduta in una panchina di fronte a un cimitero con tutte le croci bianche così è veramente molto suggestiva. Quindi hai azzeccato molto bene, diciamo, la situazione, hai raccontato con questo scatto una situazione di concentrazione, di preghiera magari della persona che è lì, di dolore oppure anche di bellezza, nel senso che magari in un cimitero non ricorda anche i momenti belli che ha passato con la persona cara che ha perduto, perché uno non deve ricordare i nostri defunti sempre in maniera negativa, no? Chiaramente. Io per dire, quando parlo di mia nonna scherzo sempre, dico sempre le battute che lei faceva, per dire, quindi questo è secondo me l'approccio migliore da adottare. Mi scrive che ha lavorato con la Nikon 720, quindi va benissimo, un'ottima macchina. Allora, dal punto di vista compositivo, il soggetto sta in basso a destra, quindi va bene, hai utilizzato la regola dei terzi, quindi è precisa. Il fatto che lui sia che guardi verso il basso, ti fa capire che sta facendo qualcosa. Credo che stia usando il cellulare, forse, probabilmente, perché tanto ormai i cellulari se li portano dietro dappertutto. Quindi in questo caso magari sta riflettendo, sta pensando, sta messaggiando anche, però nel luogo in cui si trova ti fa pensare che è concentrato anche a ricordare la persona che ha perduto, diciamo, quindi è molto intensa come immagine. Mi piace il fatto che le croci sono illuminate dal sole, mentre lui è retroilluminato, quindi è un pochino scuro con il controluce, c'è questo contrasto tra lui e lo sfondo, quindi lui stacca un pochino, nonostante sia un pochino confusa la parte dove si trova lui, perché si sovrappone ovviamente alle croci, no? Però dà questo senso di immersione, no? Che lui sta proprio immerso in questo cimitero e quindi la scena è molto molto forte. Non sempre una foto deve essere, diciamo, positiva. Non sembra una foto che ti deve trasmettere emozioni positive. Questo dipende dallo stato d'animo anche del fotografo, perché noi rappresentiamo, noi in quanto artisti, siamo tutti artisti, però non lo sappiamo a volte. L'arte ce l'abbiamo davanti agli occhi, ma non la sappiamo riconoscere quasi mai. E quando ci riuscite, riuscite anche a fotografarla, allora le cose cambiano. E vi dico questo, allora, per dire, quindi noi rappresentiamo sempre noi stessi, l'artista rappresenta sempre se stesso, quindi in questo stato magari profondo, probabilmente Chiara ha notato un qualcosa di profondo che anche lei ha dentro di sé, rappresentandolo in questo scatto. Quindi ottima, ottima immagine e magari ecco dal punto di vista compositivo, personalmente avrei leggermente scurito la parte in basso a destra a livello di post-produzione, la parte sotto la panchina, perché è molto luminosa e attira troppo la nostra attenzione, secondo me, quella parte lì. La persona che è in controluce va bene, le croci vanno bene, la parte superiore che non è completa va bene perché l'occhio si concentra nella parte centrale, però ecco il fatto che ci sia questa parte bassa un pochino luminosa, un pochino no, dà fastidio, mi attira l'attenzione. Quindi in post-produzione si chiama vignettatura. E infatti più avanti ne parleremo della post-produzione, e grazie alla vignettatura l'occhio va a guardare la parte bassa e quindi non si concentra nel resto dell'immagine. Comunque sia, per il resto un ottimo scatto. Bene, allora questa immagine mi sembra una fabbrica di barche oppure un'azienda che risistema le barche, credo a vederla. Allora, bella l'idea del bianco e nero, ma il bianco e nero purtroppo ha poco contrasto. Nel senso che il contrasto è importante che ci sia per avere tridimensionalità, per avere profondità. Quando riesci a avere profondità in uno scatto, diciamo, l'immagine è molto più avvolgente, molto più interessante per chi la guarda e per noi che l'abbiamo scattata, diciamo. Quindi probabilmente la post, la dovresti curare un pochino meglio, proprio l'aspetto compositivo.
ci può stare perché la parte centrale dove l'occhio entra e ritorna giù può andare bene, anche se il soggetto, che io vedo che sono ovviamente le barche, non è molto chiaro, nel senso anche se a destra c'è in primo piano questa barca così, però è un pochino confusa vedendone tante, quindi personalmente avrei stretto di più l'inquadratura, mettendo ancora più in evidenza la barca di destra, cercando di far sì che chi osservava questa immagine diceva ok, il soggetto è la barca, poi tutto il resto, capito? Un soggetto predominante e fondamentale che ci sia, in questo caso la vedo leggermente confusa come scena, però è molto interessante l'ambiente e ecco la post-produzione avrei dato appunto più contrasto e una mascheratura anche in questo caso dei bordi, una bruciatura dei bordi, una vignettatura che sicuramente avrebbe reso migliore l'immagine. Bene. In quest'altra immagine invece vedo che praticamente hai un bellissimo cielo, un bellissimo mare, ma c'è un errore. L'immagine è divisa a metà. Non so se hai visto le mie precedenti lezioni quando parlavo appunto mai di dividere metà-metà, a meno che sia interessante. Sopra c'è un cielo interessante, no? È bello, però è un pochino sovraesposto, quindi è un pochino sbiadito. Quindi l'occhio dell'osservatore si perde un pochino nella parte superiore e scappa via, non rimane ancorata nell'immagine, no? Lo scopo della fotografia è proprio ancorare l'attenzione di chi le guarda nel soggetto, che è appunto in questo caso è il mare, in questo caso è anche il cielo. Quindi dividerla a metà come in questo caso un pochettino dà fastidio. La parte bassa è interessante con quest'onda che arriva sul bagnasciuga, molto bella anche come scena. Soltanto ecco, vedo che c'è questo, diciamo, problema della divisione metà-metà che secondo me la rende un pochettino fastidiosa come scena. Ah, mi si è spenta adesso. Perfetto. No, pensavo mi si era spenta la lampada. No, no, ok, era l'aria condizionata che ha fatto il beep. Perfetto. Perché ogni tanto, visto anche i LED fanno dei beep, segnalano il surriscaldamento, ma quelli LED in teoria non dovrebbero. Bene, quindi ecco, come immagine, ecco, avrei preferito magari dividerla in terzi, quindi abbassare più l'inquadratura, cercando di dare un pochino più risalto alla parte bassa, piuttosto che la parte superiore del cielo, che è un pochino meno interessante, diciamo. Bene, ok. Benissimo, ok, ora entriamo nel vivo di questa lezione, no? Parleremo appunto di Ansel Adams. Chi era Ansel Adams? Perché vi voglio parlare? Allora, conosco tantissimi fotografi ovviamente, ma come mai vi voglio parlare per primo di lui? Allora, vi spiego il motivo principale per cui parlo di lui è questo. Come ho detto prima, Ansel Adams, e come dico sempre a tutti, è stata la motivazione mia per aver iniziato la carriera di fotografo. Ma questa è iniziata in età, quando ero molto giovane, quando avevo 10 anni, quando ero piccolo, diciamo, e la mia passione non era la fotografia, ma era l'astronomia. Praticamente chiesi a mio padre ripetutamente: comprami un telescopio, lui che mi sta ascoltando lo sa, comprami un telescopio, comprami un telescopio, lui, ma che ci fai con telescopi a 10 anni? Tu compramelo, non ti preoccupare. Quindi alla fine me lo regalò, mi ricordo benissimo quell'anno, ero felicissimo di quel telescopio e da lì iniziai a osservare tutte le stelle che potevo, ovviamente i pianeti, la luna. Soltanto che dopo un po' mi resi conto che osservare le stelle, il cielo, il periodo migliore è appunto l'inverno, quando fa molto freddo. Quindi stavo in terrazzo, tutto vestito, barricato, per cercare di vedere bene le stelle. Soltanto qual era il problema? Che faceva freddo, mia madre mi chiamava, entra che ti ammali, smettila di guardare sempre queste stelle. Quindi mi tormentavano un pochino, anche mia madre mi sta ascoltando, lo sa. E dice, rientra dentro che senti freddo. Allora mi venne l'idea, perché mio padre e mio fratello facevano i fotografi amatoriali, si divertivano a fare fotografia, e quindi mi venne l'idea, ho detto, ma visto che loro fotografano tutto, ma riprendo la loro fotocamera e faccio una foto con il mio telescopio, no? E quindi rubai, e mio fratello mi sentirà, rubai la sua fotocamera di nascosto di mio fratello, una Pentax M Super, e tentai di fare astrofotografia. Però vidi che era quasi impossibile farla, non potevo mettere a fuoco all'interno del monocolo, oculare, era complicato, non era così semplice come credevo. Allora andai in edicola e acquistai una rivista di fotografia perché c'era scritto astrofotografia e guardai questa rivista e capii che però la mia fotocamera era giusta perché aveva una reflex, quindi con l'adattatore potevo utilizzarla, ma il mio telescopio era un telescopio buono, ma ovviamente amatoriale, quindi non era adatto all'astrofotografia, non aveva neanche il motore, quindi un pochino mi demoralizzò questa cosa e dissi dentro di me, ormai quello che potevo vedere con il telescopio l'ho visto, non ci sono novità nel cielo e quindi lasciai un pochino perdere l'astronomia. Però un giorno, pochi mesi dopo che comprai quella rivista, la ripresi in mano, no? E sfogliandola trovai delle fotografie appunto di Ansel Adams. E
Al che appena vidi queste immagini rimasi folgorato, incantato, bloccato, e dissi no. Ma che sono queste? Fotografie? Sono opere d'arti? Cioè qualcosa mi ribollì dentro, c'è proprio un amore a prima vista, cioè del bianco e nero, di quei grigi, quei contrasti, quella definizione, quella nitidezza, che dissi io voglio fare le foto come lui. Ovviamente a 10 anni avere l'ambizione di fare le foto come Ansel Adams era come dire guarda, voglio giocare a calcio, voglio essere bravo come Maradona e Pelé, stesso livello, stessa proposta, però è normale che quando ti appassioni di qualcosa miri in alto, no? Miri al personaggio più bravo che noti. E vedi che tra tanti fotografi che poi nella rivista guardavo, solo Adams mi colpiva, riguardavo le sue foto e ancora mi piacevano, sempre più. E allora da lì iniziai a studiare fotografia. Questa era una piccola introduzione per spiegarvi perché Ansel Adams. Ora vi faccio vedere fotografie appunto di Ansel Adams. Prima vi faccio vedere una foto di lui. Questo è lui. Allora, lui scattava. Allora, lui prima di tutto è nato nel 1902 a San Francisco il 20 febbraio, quindi è un fotografo ovviamente dello scorso secolo, non è contemporanea a noi, diciamo, è stato contemporaneo perché è nato come me negli anni 70, magari, però ovviamente per chi ora è degli anni 2000, diciamo, è dello scorso secolo considerato. E fu un genio della fotografia perché lui, solo all'età di 14 anni, diciamo, quando i suoi genitori organizzarono un viaggio nello Yosemite National Park, un parco nazionale degli Stati Uniti, gli regalarono la sua prima fotocamera. Era una Kodak Brown, mi sembra, sì, una macchinettina piccolina così, no? E lui da quel giorno si innamorò della natura dello Yosemite National Park e della fotografia. Ma prima della natura e poi della fotografia. La fotografia era una successione perché lui voleva catturare quello che vedeva, un po' come io volevo catturare la luna, diciamo, la fotografia, l'astrofotografia. Lui voleva catturare la natura, quindi quell'anno fu per lui meraviglioso, perché la prima volta in vita sua che vide una natura così avvolgente. Non so se avete mai visto Yosemite National Park, ma è un parco meraviglioso, è uno dei parchi nazionali più belli al mondo, che è in California. E per dire, e lui lì fece delle foto, le prime ovviamente di basso livello, chiaramente a 14 anni con un'attrezzatura modesta, però queste immagini lo stimolarono a studiare fotografia, approfondire sempre di più. E vi dico questo perché lui dopo divenne uno dei più grandi fotografi americani, poi vi farò vedere ora le sue fotografie, però premetto subito una cosa, quando conosci Ansel Adams o lo ami o lo odi, per due motivi. Perché all'epoca quando io mi innamorai delle sue fotografie, tantissimi fotografi lo odiavano. Perché? Per un motivo, perché erano invidiosi della sua abilità. Lui riusciva a ottenere delle fotografie così belle a livello qualitativo che l'invidia dei suoi competitor era altissima, altro che quella di adesso. Cioè, la gente diceva a volte male di lui, ma lui fa foto troppo difficili, bla bla bla, perché non potevano saperle rifare come lui. Lui si impegnava così tanto e otteneva dei risultati così avanzati che gli altri non riuscivano. Questo perché aveva una tecnica particolare che io ovviamente ho studiato perché volevo imparare come lui fotografava, e questa tecnica si chiama il sistema zonale, che ne ho parlato anche nelle scorse lezioni, no? Lui inventò il sistema zonale poi se non lo conoscete andate magari a vedere la lezione di cui ne ho parlato. E lui, grazie al sistema zonale, creò appunto un controllo dei valori in maniera molto precisa. Se guardate la foto di lui in questo caso, lui sta scattando con una fotocamera posta nel treppiedi, pellicola piana, non aveva il rullino, non è che faceva uno scatto 2, 3, 4, 5, ogni scatto che faceva aveva una lastra che sostituiva, impressionava. Quindi ogni singolo scatto che lui doveva fare doveva sapere esattamente quello che faceva, non faceva 3.000 foto e ne sceglieva una come magari molti ora fanno. Lui ne faceva una e era perfetta, aveva nella mente la fotografia che voleva fare. Infatti, questa sua foto che lui sta guardando il paesaggio, ok, che sembra una posa, che lui sta in posa per il fotografo che gli fa questo ritratto, ma realmente lui lavorava così: non guardava dentro la fotocamera, guardava nella natura. Osservava, perché le sue tecniche erano il sistema zonale, la visualizzazione creativa e l'anticipazione. Queste tre tecniche che ho spiegato anche in alcune lezioni che io utilizzo sempre nella fotografia anche di matrimonio, di paesaggio, in tutti i tipi di fotografia, perché ti permette di sapere esattamente che risultato otterrai quando scatti. Questo è molto importante. Adams sapeva fare questa tecnica con gli strumenti dell'epoca, diciamo, non è che riguardava lo scatto, era impossibile rivederlo perché con il digitale puoi farlo, con la pellicola dovevi solo svilupparla. Poi dopo che aveva regolato con lo scatto questa immagine, otteneva dei risultati fenomenali che ora vi faccio vedere.
Allora, ecco qua, questa foto qua, proprio questa immagine che vedete, è la prima foto che ho visto di Ansel Adams in quella rivista. Ovviamente ora non so se la qualità che voi vedete attraverso internet, attraverso la diretta che sto facendo, merita questo scatto. Ansel, perdonami. Beh, la qualità che lui otteneva, io ho visto le sue mostre con le foto sue originali e vi dico, dal vivo fanno piangere per la qualità. Da quanto sono emozionanti, da quanto sono belle, quanta armonia c'è dietro queste immagini. Io ho visto questa foto stampata a 60x40, cioè bella grande, quindi ti avvicini, vedi una nitidezza elevatissima. E se chiedi a chi, magari nella mostra oppure sotto sulla descrizione della foto, scopri che quella foto l'hanno fatta nel 35, nel 40, 1930-1940, all'incirca su quel periodo, e ci rimani a bocca aperta, dice, ma come in quegli anni vedevo tutte foto mosse, poco nitide, con la bassa qualità. Lui in quegli anni fa delle foto così elevate con questa qualità. Questo perché lui inventò, oltre che queste tecniche che usava, no, inventò, creò un gruppo chiamato F64, un gruppo di fotografi dove praticamente il loro scopo era quello di valorizzare la straight photography, che sarebbe la fotografia diretta chiamata, non è la fotografia, non è street photography, straight. Cioè fotografia proprio diretta, che praticamente ti permette di catturare quello che stai vedendo, riproducendo il più fedele possibile ogni singolo dettaglio, riproducendo ogni, anche una fogliolina d'erba che hai di fronte ai tuoi occhi. Questo con l'F64, il gruppo. Questo nome è stato scelto non a caso, ma è stato scelto perché quando utilizzavi una fotocamera come quella che aveva lui prima, a banco ottico, il diaframma più chiuso era il 64, quindi più il diaframma è chiuso, più abbiamo profondità di campo e nitidezza. Quindi utilizzando appunto il massimo della qualità, lui riusciva a tirar fuori tutti questi dettagli che vedete. Se ci fate caso, sia la montagna in fondo che si trova, questo che mi aveva colpito, questo ramo che fa da cornice alla montagna sotto, così piccola, e l'albero che è più piccolo ovviamente della montagna, però con questa prospettiva la copre. Io rimasi incantato da questi grigi, da questi dettagli, wow! E poi vedi queste immagini sue che non ti stufano mai, una composizione perfetta per dire, no? Oppure anche semplici alberi tagliati con una composizione, con una precisione che a me mi lasciò senza fiato. Poi ovviamente, ripeto, la risoluzione che vedete ora probabilmente non meriterà la stampa sua che c'è, diciamo, che potete vedere dal vivo, diciamo, no? E questo perché il fatto che la riproduzione digitale peggiora un pochino. Infatti quello che dico sempre io, anche se scattate in digitale, stampate. Questo è molto importante. Comunque Adams, volevo dirvi anche un'altra cosa. Lui quando aveva 4 anni, praticamente a San Francisco, ci fu un terremoto, quindi era del 1902, era piccolino, quindi in quel periodo là, cadde e si ruppe il naso. Questa rottura del naso lo deformò un pochino nel viso, ma questa, tra virgolette, deformazione lo rese originale. Tutti videro lui e lo riconoscevano anche per questa deformazione che aveva nel naso. Aveva questa particolarità che molti lo attribuivano a Adams. Diceva, ah, vedi, c'è il naso storto come Adams, quindi era anche un modo per, purtroppo deriderlo dai colleghi, ma era anche un modo per riconoscerlo dal punto di vista, esteriore, diciamo. Allora, poi lui nel 1916 praticamente si iscrisse al Sierra Club, che il Sierra Club praticamente era un'associazione americana, è un'associazione che si occupava dell'ambiente, è un'associazione americana proprio degli Stati Uniti, e in questa Sierra Club lui divenne il fotografo ufficiale. Questo perché? Perché all'epoca chiaramente di fotografia se ne facevano poche, no? Però lui praticamente nel 1928, mi sembra, sì, nel 1928 divenne fotografo ufficiale del Sierra Club perché nella L'anno precedente, in una escursione fotografica, lui fece praticamente delle. No, era nel 1000. Scusate che gli anni erano un po' vecchi. 1927, sì, la gita che lui fece annuale al club. Mi ricordo tutta a memoria perché praticamente Adams i suoi libri li ha divorati. E praticamente lui, in quell'anno, a 25 anni, fece il primo portfolio perché grazie al Sierra Club, il Sierra Club praticamente era un gruppo di un'associazione ambientalistica che però si muoveva dentro il parco di Yosemite. Quindi lui ritornò tantissime volte al parco di Yosemite grazie anche a questo Sierra Club e divenne il loro fotografo ufficiale, ma quell'anno lui fece delle foto meravigliose e quelle foto lui creò il suo primo portfolio fotografico e quelle foto furono vendute a 4.000 dollari. Ma parliamo del 1927, quindi 4.000 dollari dell'epoca era un buon valore. Questa era una delle foto, per dire, delle tante foto che lui ha fatto a Yosemite con una qualità elevatissima. Come faceva a ottenere questa qualità? Uno, con il sistema zonale,
visualizzando e anticipando il momento, che significava andava lì nel momento giusto, all'ora giusta e aspettava. Come diceva anche il mio maestro Jim Morland, take your time. Rallenta, fermati, guarda quello che stai fotografando. Dipende ovviamente che lavoro fai, no? Se fai istantanei, devi correre, ragioni in maniera rapida, ma quando fai il paesaggio ti fermi, ti concentri e guardi quello che succede. Le cose cambiano nettamente, su questo ve lo garantisco, e lo garantiscono anche le foto di Adams che potete vedere, per dire. Poi lui diventò, diciamo, sempre nel Sierra Club, oltre che il fotografo ufficiale, anche un accompagnatore, nel senso che portava, perché lui faceva scalate anche lì nello Yosemite, portava i turisti in giro per, diciamo, per la valle degli Yosemite, faceva fare le escursioni, spiegava i punti migliori da osservare, perché una volta non andavano a fotografare, sì, qualcuno, ma andavano ad osservare la natura. Questo era il bello. E poi le foto di Adams, il bello sono queste, che lui, facendo parte anche di un'associazione ambientalistica, la sua missione non era quella di fare solo il fotografo d'arte e proporre le sue foto alle gallerie, era quella di proporre, al mondo che la natura andava protetta, non andava rovinata dall'uomo. Infatti tutte le sue foto che vedete su Yosemite, io ci sono stato ovviamente a Yosemite con Erika, è stato uno dei miei più grandi sogni realizzati, vedere proprio i posti precisi dove Adams ha fotografato e poi vedere anche la sua galleria che dopo vi dico. E vi dico questo, che vedere gli stessi punti dove lui fotografava è emozionante perché alcuni alberi ancora ci sono, nonostante anche 70-80 anni, io li riconosco perché conosco a memoria le sue foto, quindi riguardandole, riguardando anche dal vivo, riconosco alcuni alberi, tipo questi qua in basso a destra ci sono ancora, per dire, questa è Yosemite Valley, no? Proprio la valle principale, una delle foto secondo me più belle che lui ha fatto su Yosemite in un momento veramente unico, con queste nubi, con questi contrasti, con queste scale di grigi. Una foto, un capolavoro per me. E l'ho vista anche dal vivo questa stampa e poi l'abbiamo vista io e Erika anche praticamente a Yosemite perché siamo stati proprio dentro il parco e abbiamo visto proprio perché Adams, vi dico questo, lui si sposò con Virginia Best, mi sembra, questo l'anno mi sfugge, mi sembra che era intorno forse sempre gli anni 28-29, non vorrei dire una cavolata, forse 20, sì, perlomeno 29, mi sembra il 29 era sì, o il 28 il matrimonio e il 29 ereditarono invece il club, perché lo studio Best, perché praticamente Virginia Best, suo padre, aveva una galleria d'arte lì a Yosemite, loro si sposarono insieme, dopo ereditò Ansel Adams questa galleria con sua moglie. E nel tempo venne ribattezzata come Ansel Adams Gallery. E questa Ansel Adams Gallery praticamente ora è ancora lì presente. Io appena l'ho vista mi sono emozionato. Wow! Appena sono arrivato là ho visto proprio la sua galleria originale che c'è dal 1929 all'incirca. Caspita, ho detto wow, bellissimo, c'è ancora lì. E quindi era veramente stata un'emozione molto grande. Ecco, questo era come lui scattava, guardate. Molti pensano, arrivo là, faccio la foto, vado via. No, ti devi fermare, devi dedicare tempo al momento. In questo caso, infatti, lui si trovava lì con il suo furgone, aveva creato questa piattaforma, si arrampicava sopra e usava il treppiedi per avere una prospettiva differente. Nonostante magari già la prospettiva era bella, lui voleva di più, quindi ripeteva i suoi scatti, inquadrando in un modo preciso, cercando di valorizzare al massimo tutta la scena, cercando di tirar fuori ogni dettaglio del momento. E non è che andava là sopra un minuto, rimaneva anche qualche ora, aspettando la nuvola giusta, aspettando magari che si placasse il vento per evitare il micromosso sul fogliame, ci ragionava prima di scattare, questo è importante. E poi, non per ultimo, cosa molto importante, questo è un messaggio per chi vi dice le foto sono belle come escono dalla fotocamera, non le dovete toccare, voi ditegli bugiardi, non è vero. È una menzogna, dite così perché non sapete post produrre e non sapete stampare in camera oscura. Ansel Adams vi direbbe lo stesso, perché Adams tutte le foto che faceva, non è che faceva un negativo con la visualizzazione, con il sistema zonale durante lo scatto e lo stampava così come era venuto, no. Doveva mascherare, bruciare le varie ombre, le varie luci, facendo vignettature, giocando, quello che ora fate con il mouse, con Photoshop e Lightroom, che è la stessa cosa. Se Adams fosse vivo avrebbe detto va bene Lightroom, va bene Photoshop. Assolutamente sì.
E vi dico questo: quando fate il file RAW, che lo post-producete, è come avere un negativo digitale, è il negativo digitale realmente. Quindi mascherando e bruciando le ombre, tirando fuori i dettagli, fate quello che si faceva in camera oscura. Io ho fatto tantissimi anni di camera oscura, ho iniziato a 14 anni a stampare in camera oscura, fino a ultimamente non ho stampato più da qualche anno, però ho sempre continuato a stampare, quindi non ho mai veramente smesso, diciamo, anche se ora ovviamente scatto con il digitale. Però se ci fate caso, Adams in questo caso è lui da vecchio, prima avete visto lui da giovane, qua è un pochino più vecchietto chiaramente, e questo è il suo ingranditore che serviva appunto per ingrandire proiettando sulla carta della camera oscura l'immagine, e poi da lì mascherava e bruciava con quella palettina che aveva, mandava le ombre, faccio vedere, anzi ce l'ho qua, eccola qua, che è sempre lui. Guardate, vedete, questa è la foto che lui sta creando, praticamente quell'ombra che lui sta causando, creando là sulla carta, praticamente è una mascheratura, sta evitando che quella zona si bruci, diciamo, si scurisca troppo, scusate, che al contrario funziona. Quindi mascherandola evita, cioè muovendo la mano così, mette la mano con quella mascherina davanti, evita che quella zona diventa troppo scura, evitando che la luce durante la proiezione dell'ingranditore sia esagerata su quella zona là, ma su altre zone farà così con le mani, manderà più luce, meno luce. Quindi l'arte della fine art era proprio questa. Ora la facciamo con il mouse, meno affascinante, ma la regolazione va sempre fatta. Non è più bravo chi non tocca la fotografia, non è più bravo quello che la lascia così com'è uscita dalla fotocamera per dire io faccio la foto bene per come esce, è una cavolata. Ricordatelo, qualsiasi fotografo professionista serio vi dirà che la foto va post-prodotta, e va perché se no vi dirà non lo fate, ma lui lo fa. Quindi ascoltate quello che vi consiglio io e guardate le foto di Adams, perché le sue foto parlano chiaro. Questi contrasti, questi mezzi toni, lui riusciva a tirarli fuori grazie al sistema zonale durante lo scatto, alla visualizzazione creativa per l'inquadratura, all'anticipazione del momento e alla camera oscura, e noi diremmo ora dalla post-produzione. Ci tengo molto a dire questo perché la gente troppe volte purtroppo trascura la post-produzione, considera la post-produzione un modo di ritoccare le foto. Non è vero, la post-produzione è parte integrante della fotografia. Questa è una foto sempre di Adams fatta Half Moon, si chiama, al Capitan, mi sembra, sì, o il Capitan o il Capitan, o sì, il Capitan è il nome di una roccia che si trova lì a Yosemite, mi sembra il Capitan, sì. A questa mi piaceva tanto per l'idea della luna, visto con il sole che si vede questo contrasto. Questa la fece con un Hasselblad, una fotocamera medio formato, però la qualità è sempre molto elevata. Però per dire, riuscì a scattare questa foto con la luce laterale tridimensionale con questi contrasti, e questa anche è un'icona di Yosemite. Se andate lì, vedete questa foto, la trovate dappertutto. Ma la sua abilità è sempre stata quella di non soltanto mettere in evidenza i dettagli e i contrasti, ma anche i momenti, trovarsi lì al momento giusto. E questo è importante. Comunque sia, nel suo gruppo praticamente che si chiama F64, ci furono tanti altri fotografi che seguirono il suo stile fotografico. John Paul Edward, Imogen Cunningham e Edward Weston, cioè sono tre nomi che mi vengono in mente adesso così, ma realmente ci sono anche tanti altri fotografi che ne hanno fatto parte, soprattutto Edward Weston, che io amo come fotografo, che è molto simile ad Adams. Lui faceva anche ritratti oltre che paesaggi, e era un ritrattista anche. Però per dire, tutti avevano questa ricerca di avere la foto che non era uguale al pittorialismo che andava all'epoca. Il pittorialismo era quel tipo di fotografia che mettevano i soggetti in posa con i vestiti dell'epoca, con i vestiti antichi, che sembravano delle pitture fotografiche colorate. A lui non piaceva questo tipo di fotografia e condivido appieno il suo pensiero. Lui era un purista dello stile, un purista della qualità, e quindi le sue fine art sono tutte con uno stile senza pittorialismo, sono tutte proprio riproduzioni reali di quello che vedi. Potremmo dire, e non è un errore, è un HDR del passato, nel senso che l'HDR cos'è? È l'High Dynamic Range, che ne ho fatto anche una lezione. Praticamente vi permette di leggere le ombre, mezze luci e le luci alte tutte nella stessa scala di insieme. Lo stesso con il sistema zonale, appunto, ottieni la stessa cosa. In pellicola lui voleva ottenere questo, perché la maggior parte delle fotografie, se le guardate, quelle del passato, avevano dei contrasti molto scuri, erano molto scure su alcune zone e c'erano pochi toni medi. Questa mancanza di toni medi rendeva le immagini poco interessanti dal punto di vista dell'avvolgimento, no? Tu le guardavi, però il soggetto era solo lì e finiva là.
mentre grazie al sistema zonale, invece grazie alla tecnica di stampa che Adams ha perfezionato sempre più, ha ottenuto dei valori sempre migliori. Ecco qua. Anche oltre che fotografare la natura in sé, lui fotografava anche il sottobosco, per dire, la natura intesa, sì, però non soltanto montagne e cascate, per dire. Adesso ovviamente io ho messo qua qualche scatto, ma di lui ce ne sono veramente 400-500 fine art ad altissimo livello. Poi si parla di tanti negativi anche persi per causa di un incendio, dopo c'è una leggenda metropolitana che forse l'hanno ritrovati, non si sa, però per dire le sue foto documentate, stampate da lui e mostrate, questa è ovviamente una piccola parte, però ce ne sono tante e vi invito a vedere una sua mostra se vi capita perché sono eccezionali. Poi vedi questi grigi, questi toni, sembrano proprio vive, lì per lì sembra quasi le stai per toccare, eppure sono in bianco e nero, tutto in bianco e nero, niente colore. Quindi riesce a coinvolgerti tantissimo anche se non utilizza appunto il colore. Bene. Ok, aspetta che non mi cambia. Ecco qua. Oppure un'altra foto sempre qua a Yosemite, vedi il rispecchiamento sul lago, ha cercato di dare sempre questa proporzione, fateci caso, il riflesso nella parte bassa non va a toccare fuori dal lago, è tutto incastrato alla perfezione. La sua maniacalità di inquadrare in un certo modo la conosco bene, quindi io ho ricercato sempre di fotografare usando la sua tecnica. Ovviamente io sono un altro tipo di fotografo, faccio altre fotografie, altre oltre che paesaggi, anche ritratti, newborn addirittura, oppure foto anche di matrimonio e altri generi, anche street photography, però per dire, quando fotografo utilizzo sempre questo approccio che è appunto del sistema zonale, della visualizzazione, dell'anticipazione che lui ha, ci ha, diciamo, portato, ci ha fatto conoscere. Questo è molto importante. Comunque una cosa da dire è che il presidente Jimmy Carter, mi sembra negli anni 80, sì, che lui è morto Adams nell'84, pochi anni prima che lui morisse, mi sembra nel 80-81, mi sembra, lui praticamente, Jimmy Carter, il presidente, regalò la medaglia di presidenziale della libertà ad Ansel Adams, una medaglia che era una delle massime onorificenze dell'epoca che una persona poteva avere. Questo perché per la libertà, perché lui voleva che i paesaggi, la natura americana, lui ovviamente era americano, lottava per questo, che fosse salvaguardata, soprattutto le sequoie. Infatti grazie a lui alcuni parchi nazionali sono diventati parchi nazionali grazie a lui, con un'azione proprio politica, diciamo, per l'associazione ambientale culturale, grazie al Sierra Club, che lui ne ha fatto parte, che poi è diventato anche presidente, no, è diventato sì, tipo direttore delegato, non proprio presidente. E da lì fino agli ultimi giorni della sua vita è sempre rimasto lui come incarico e è rimasto sempre lì e ha portato avanti il progetto appunto di salvaguardia di tutti i parchi nazionali degli Stati Uniti e grazie a questo è stato appunto dedicato a lui quando dopo è morto nell'84 una montagna a Yosemite è stata proprio dedicata a lui chiamandola Ansel Adams Mountain proprio, quindi è stato considerato uno dei massimi esponenti della natura e se guardi le sue foto sembrano tutte sono tutte prive di persone, non c'è mai un essere umano nelle sue foto, però sono tutte posizionate nel modo giusto, nei punti giusti, non ci sono, diciamo, troppi dettagli messi qua, messi là. Questa è una cosa molto importante, che le sue foto sono ordinate. Infatti lui dice sempre questa, è una sua frase, no? Che le fotografie sono come le barzellette, come dico sempre, no? Se le dovete spiegare non hanno più valore, non fanno più ridere. E quindi, e poi diceva che la composizione serviva a dare ordine alle fotografie, no? Grazie all'ordine riuscivamo a dare respiro, a dare un senso alle immagini. Questo è importante. Poi ecco anche gli alberi, in controluce, ha sempre fatto foto di natura. Messi in evidenza, infatti, moltissime delle sue foto le trovi nelle più grandi gallerie del mondo dal punto di vista della fotografia fine art. Hanno dei valori inestimabili, alcuni suoi portfolio completi. Quindi è uno dei fotografi più quotati della storia. Cioè, le sue foto, se le cercate, le volete originali, dovete, dico, vendere casa, ma quasi, perché ha dei costi veramente molto alti. Un consiglio che vi do dal punto di vista didattico per chi vuole approfondire qualcosina più, questi sono libri con cui ho studiato in maniera molto approfondita la fotografia di Ansel Adams, che è la fotocamera, il negativo e la stampa. Ovviamente
gli insegnamenti che trovate in questi libri sono lì, sono per quanto riguarda la camera oscura. La fotocamera ti spiega non la fotocamera digitale, ma la fotocamera analogica, soprattutto anche grande formato. Quindi non so se a molti di voi può interessare, lo dico subito perché magari molti l'acquistano, dice ma parla di cose vecchie, non cose vecchie, cose dell'epoca chiaramente, però per conoscenza personale, per acculturamento e per metterle in pratica anche nel digitale. Ci sono ottimi spunti, diciamo, il negativo è meraviglioso e ti spiega esattamente com'è il sistema zonale, come metterlo in pratica proprio in ogni situazione. E a me piace tantissimo. Questi libri li ho letti e riletti non so quante volte e continuo a riguardarli ogni tanto perché c'è sempre qualcosa di lui che, dopo c'è anche la sua autobiografia che è molto bella, che parla della sua storia. E poi La Stampa, che è un altro libro sempre di Adams, e ti spiega proprio la stampa fine art. Quando vai in camera oscura ti dice proprio come sono i passaggi giusti da fare. Ovviamente ho avuto un maestro di camera oscura che è stato Jim Morland, il mio maestro, e aveva conoscenze molto simili ad Adams, quindi ho avuto la fortuna di studiare con lui camera oscura. Questo lo ringrazio, anche se ora non è più tra noi, però ecco, questo è molto importante, avere una formazione tecnica, e questi tre libri sicuramente vi possono dare un valido aiuto. Bene. Eccoci qua, la lezione è finita, ma prima di concludere rispondo a qualche domanda che mi avete fatto. Allora, la prima domanda me l'ha fatta Stefania e mi ha chiesto che tipo di software si utilizza per la post-produzione, no? Mi dice questo Stefania sulle mail. Allora, guarda, per fare una cosa fatta bene, veramente fatta bene, io vi consiglio di installare Lightroom dell'Adobe e Photoshop e Camera Raw. Camera Raw tanto lo trovate insieme a Photoshop. E questo perché? Perché sono i migliori software per la gestione del file RAW e per la post-produzione, sia in serie che per ogni singola immagine. Photoshop non è il programma per ritoccare, serve anche a ritoccare, ma serve a ottimizzare, tirar fuori il massimo dei vostri scatti, quindi utilizzando appunto Lightroom per gestire più immagini contemporaneamente, Camera Raw lo stesso, soltanto è un pochino più lento, diciamo, in confronto a Lightroom, e Photoshop serve a ottimizzare ancora più, tirar fuori i massimi valori. Comunque sia, mi chiedeva anche Francesco come si fa a tirar fuori i valori del bianco e nero e il colore con Lightroom. Allora, io nel mio sito Scuola di Fotografia FM ho messo a disposizione i miei preset, infatti ho visto alcuni ragazzi li hanno presi, e niente, quei preset basta che tu perdi, installi Lightroom e clicchi su quel tasto. Io l'ho regolato in base ai principi di Adams e del sistema zonale, quindi riesce abbastanza bene a tirar fuori una scala tonale molto buona per tirar fuori dei grigi adeguati a un tipo di fotografia paesaggistica, fine art e anche street photography. Quindi se vi interessa andate sul sito e valutate, diciamo, ci sono anche degli esempi di alcune foto che ho fatto io esattamente cliccando sul preset. Dopo, ovviamente, non è che clicchi e basta, devi anche un pochino regolare alcuni valori perché è fondamentale che ogni scatto è diverso dall'altro. Ti fa, diciamo, il 70% del lavoro e non è poco, eh. Quel 30% sta sempre a voi a sistemarlo. Bene, siamo arrivati alla conclusione e vi ringrazio per avermi seguito. Ci vediamo la prossima settimana, sempre alle 9, martedì prossimo. Grazie e buona serata. Ciao!